Avvocato Carlotta Lombardo, DPO, esperto in privacy e docente per il Bureau Veritas Institute. Lei ha appena terminato come relatrice il convegno organizzato da S News con CNA su videosorveglianza e privacy. Quali i messaggi che ha lanciato la platea? Abbiamo cercato, partendo dal titolo, cioè videosorveglianza dalle criticità alle opportunità, di far comprendere agli installatori che trasformando il loro modo di fare il loro stesso lavoro, che già sanno fare molto bene, potrebbero anche ampliare il proprio business, divenendo non solo dei meri tecnici, ma trasformandosi proprio in consulenti che vanno ad affiancare il loro cliente o committente in questo percorso. Perfetto. Per quanto riguarda invece le novità che la norma presenta con il GPR del 25 maggio, quali quelle più importanti? Allora, diciamo che con riferimento al convegno che abbiamo trattato oggi, quello che mi viene più in mente è sicuramente il principio dell'accountability, cioè il fatto stesso che bisogna dimostrare, ed è onere del titolare del trattamento, dimostrare di aver proprio ragionato sulle scelte che ha fatto per la sua azienda. E l'installatore, diciamo marginalmente, divenendo, come abbiamo immaginato, il consigliere primario, il braccio destro, il nuovo braccio destro del titolare, sarà a sua volta coinvolto, perché con l'evolversi della sua attività dovrà a sua volta essere nominato responsabile esterno al trattamento, e quindi un responsabile con base proprio alla nuova normativa che lo andrà a coinvolgere in quella che molti tecnici del settore chiamano filiera, con tutto ciò che questo comporta. Che cosa comporta? Comporta un coinvolgimento sia sotto un profilo di responsabilità che sia di partecipazione nel caso di sanzioni, qualora si dimostri che ha contravvenuto a quelle che erano le indicazioni impartite con questo famoso, diciamo, con questa famosa nomina responsabile del trattamento dal titolare, che rientra nel principio questo quindi dell'accountability. Il titolare deve avere coscienza di come il suo dato sarà trattato per tutta la filiera. E quindi fondamentale la formazione. Fondamentale più che mai la formazione. Non si può pensare di essere formati in tutto. Io sicuramente ho un approccio legal, essendo quella la mia competenza, ma non potrei mai pensare di dare suggerimenti IT che siano altrettanto validi come potrebbe fare qualcuno esperto in IT, così come sicuramente in ambito di videosorveglianza, cioè bisogna creare un team. E l'installatore dovrà, suo malgrado o per sua fortuna se lo vorrà, far parte di un bel team, a mio avviso.